Caro Gesù bambino, oggi mi sono fermato ad osservare il presepe e pensavo che ogni presepe che si rispetti deve avere delle caratteristiche particolari che non possono mancare, dei segni ben precisi che ci comunicano dei significati e messaggi che parlano tanto di te e di noi. Innanzitutto deve essere costruito sullo sfondo di un cielo stellato che tanto fa pensare al silenzio della notte. Una notte simile a quella che molte volte potrebbe circondare la nostra vita. Ma tu, caro Gesù, proprio in quei momenti non ci lasci soli, ma ti fai presente. Dove c'è il buio, tu porti la luce. Poi spesso si costruiscono scenari dove ci sono paesaggi fatti di rovine di palazzi e case antiche, che un po' fanno pensare alle nostre di rovine, alle rovine di un'umanità che arranca. E tu, Gesù, vieni proprio per guarirci e ricostruirci. Non possono mancare poi le montagne, i ruscelli e le pecore, che rappresentano l'intero creato che festeggia la venuta del nostro Salvatore. E i pastori? Sì, ci sono anche loro, e ci dicono che la tua incarnazione è accolta in primis dai più umili e più poveri, che sono i privilegiati di questo mistero, e spesso sono quelli che maggiormente riescono a riconoscere la presenza di Dio in mezzo a noi. Inoltre, anche in maniera simpatica, nel presepe spesso spuntano statuine che sembrano non avere alcuna relazione con i racconti evangelici. Caro Gesù, la tua venuta inaugura un mondo dove c'è spazio per tutti, dal pastore al fabbro, dal fornaio ai musicisti, dalle donne che portano le brocche d'acqua, ai bambini che giocano. È la gioia della salvezza che entra nella quotidianità di ognuno di noi. Una quotidianità santificata dalla tua presenza. Vieni Gesù, non manca molto. Ti attendiamo con trepidazione. Con affetto, Francesco.